Noi qui facciamo, siamo un centro di aggregazione, pertanto abbiamo circa 800 soci, di cui organizziamo anche queste, oltre alle serate danzanti, serate di diciamo, soci che ci organizzano, che vogliono organizzare cene, non è quella prima che facciamo, Quindi dei soci possono comunque organizzarsi delle cene. Non organizzarsi, chiedono sempre a noi. Sì, no, però cene dire voglio fare una cena. E c'erano amici, compleanno, onomastici o... Quindi hanno chiesto a voi di fare questa cena? Esatto, sì, qua. E voi ovviamente non avevate idea di chi erano questi signori. Adesso vado a vedere gli altri. Un'altra ne hanno fatta. Oh. Hanno fatto più di una. Vincenzo Mandalari, l'hanno arrestato stamattina. Ah sì? Sì. Ma quindi lui è il vostro socio Mandalari? Adesso vediamo, lo vediamo sul libro. Non è socio Mandalari? No, non è socio. Vai, vedi. Io sono il presidente del quartiere, di questo centro. Perché loro erano molto letterati. Mandalari sì, sì, lui era sempre. Non so se è stato dentro anche il discorso di quelli degli scavi. Sì, cioè è un cognome molto noto. Sì, sì, ma anche dai suoi genitori, dal suo fratello. Hanno mangiato pasta asciutta? Sì, ha mangiato la pasta asciutta con la, col sugo, con l'anduia, tipo che sì. Calabrese. Uh-huh. E poi roba di diciamo. Stuzzichini, frutta, carne. Questa decina qua di persone? No, forse di più. Più di 15? Era un ferro di cavallo, adesso ti faccio vedere dove. Ah, era una ferro di cavallo. Ma lei li ha visti poi brindare, quindi tutti contenti? No, non tanto brindare. Sì, un brindisi l'hanno fatto, certo. Ma sei in compagnia, sai quanto... perché erano... scandalizza il... Lei sa che quelli erano... È il gota dell'andrangheta del, no, non sapevo, del nord Italia. Se no, scusa. No, scusa, nel senso c'era. Ah, certo. Ma come erano vestiti, si ricorda? Erano molto eleganti. No, normale. Casual. Normale, sì, sì. C'erano tanti ragazzi giovani. Dunque, erano messi qua. Così. Così a ferro di cavallo. A ferro di cavallo, sì. Una trentina. Sì. Beh, arrivava qui. Qua, in cucina c'era io un altro collaboratore, e abbiamo servito il primo, tutto roba di carta, piatti, e poi l'ho mangiato, della frutta. Quanto è durata la cena? Dunque, l'ora che abbiamo preparato è 7:30, perché il locale qui chiude alle 7, 11:15, perché noi abbiamo anche un vincolo più di orario, nel senso che puoi stare... Certo. C'erano donne? No, non mi sembra che sono donne, no, immaginate se una cosa così se c'erano donne. Stai registrando tutto, va bene. Che persona è? Come persona fisica? No, come carattere, come personaggio. No, molto... niente di particolare, nel senso che è molto, molto affabile, cioè molto... ride, scherza... Non è certamente un carattere chiuso, insomma. Devo fare la cena per decidere le nuove cariche del Dragon, la vengono a fare qui. No, no, ma ha ragione. Non è che era gente che era abituata a muovere, a fare un po' quello che voleva, sia in comune. Perché noi sappiamo che il comune è Bollate. Bollate, lui è di Bollate, pertanto. Sappiamo che Mandalare in comune entrava, usciva e decideva quel che voleva. Ma anche il comune di Paderno aveva un appalto sulla neve, mi sembra. Una quota. Sì. Ma sì, comunque lui quella la neve? Eh? Sulla neve? Sì. Sulla smaltimento della neve. Smaltimento della neve. Pulizia. E lui quello faceva, no, più che altro lì aveva contatti anche con assessori, così a Bollate, insomma. Ah sì, casa sua, cioè, era conoscentissimo, questo non lo so, sicuramente, insomma. Certo. Insomma, qui era venuto Salvatore Borsellino a inaugurare. Sì, c'è lì, guarda, fratello di... Si vede appena sì. Però posso andare a vedere le altre foto così.